In una grande operazione contro l'Ndrangheta a Catanzaro, 49 persone sono state arrestate per commercio fraudolento di prodotti petroliferi. Carla Monaco. Conviene più vendere il gasolio che la droga. Ridevano al telefono parlando dei profitti e dei rischi dietro ai loro affari sporchi. Certo, non immaginavano di essere intercettati dalla Guardia di Finanza. Attraverso una serie di frodi avevano messo in piedi una rete di vendita parallela completamente illegale che aveva come fulcro il clan mancuso di Limbadi. Il blitz delle fiamme gialle dei carabinieri del ROS è scattato nella notte. 49 le persone arrestate, 28 in carcere, 21 ai domiciliari e ancora 4 obblighi di dimora e 3 misure interdittive. Rappresenta l'epilogo dell'indagine Rinascita 2 Petrolmafia, che 2 settimane fa ha già visto l'esecuzione di 16 fermi emessi dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di elementi apicali del clan mancuso per associazione mafiosa e traffico illecito di prodotti petroliferi. Sequestrati d'urgenza inoltre una serie di beni intestati a società specializzate nel commercio di carburanti, non solo in Calabria ma anche in Campania, Sicilia e Veneto.